Senti. Benvenuto. Buongiorno. Prego, di qua. Accomodati. Prego. Sono sicuro che vi piaceranno. Resterete senza fiato. Ecco, siamo arrivati. Prego, entrate. In tutto il paese non troverete tappeti migliori di questi. Ecco, guardate. Prego. Toccatelo. È perfetto. I colori, il disegno. Un lavoro assolutamente perfetto. Non potete trovarne uno più bello e a questo prezzo lo portate nel vostro paese e lo rivendete a 10 volte tanto. È un affare. Mettili qui. Degli ottimi tappeti. Sì, sono molto belli. Grazie, grazie a te. Arrivederci. Arrivederci. Buon viaggio. Così il tuo padrone ti maltratta, eh? E tu vuoi andare a casa? Sì, signore. Molto bene. Ti porto a casa. Come hai detto che si chiama il tuo padrone? Eh? Fare con i turisti è andato bene. Questi sono per lei. Andiamo. Questo ti insegnerà, piccolo ribelle, a non scappare mai più. Te ne vai solamente con i piedi avanti. Gliel'avevi detto tu? Chiudi quella bocca, lecca culo. Lui è uno forte. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa
Omar! Omar! Come ti senti essere di nuovo libero? Bene! Stai scherzando? Solo bene, io mi sento benissimo. Sì, mi sento benissimo anch'io. Ma quanto benissimo ti senti? Mi sento tanto benissimo! Mi sento benissimo, mi sento benissimo! E mi sa che adesso mi faccio pure una bella plisciata. Riuscirai a scapparmi e quando ti troverò te ne pentirai. Va bene, ragazzo. Per questa volta ti perdono. Vieni, andiamo. Non toccarmi! Papà, ti prego! Signor Maruf, noi abbiamo un contratto. Glielo spieghi. Papà, ha pagato il debito, l'ha venduto il tappeto! Non dire queste stupidaggini. Andiamo, andiamo! Non rimandarmi da lui! Mi ha imbrogliato, l'ho pagato. Forza, il vieni. Debito! Andiamo, andiamo! Avanti! Ti prego, mamma! Papà, non lasciate che mi porti via! Non voglio tornare! Aggiungerò via. Il costo della benzina al tuo debito, Maruf, e dovrai pagarlo! Vieni, ragazzo! Cammina! Su, pazza! Mamma! Non mi perdonerò mai per questo! Non avrei mai dovuto ascoltare! Io rivoglio indietro mio figlio, hai capito? Rivoglio mio figlio. Ti prego, riporta. Piano con il titone. Quante volte devo dirtelo, Tarek? Perdonami, padrone. A quale telaio vuoi mettere quello nuovo? Al settimo. Lavorerà al Mughal floreale. Per il Mughal ci vogliono mani piccole. È un genio per il colore e il disegno. Adesso sta zitto e concentrati sui miei piedi. Va bene, vai. Al lavoro. Tornate al lavoro. Il tuo telaio. Io lo conosco. Abbiamo lavorato per il grande porco. E Iqbal, il mago. Il mago? Perché? Perché riesce sempre a scappare. Poi ritorna indietro per pagare il suo debito.
Ma tutti i padroni si arrabbiano, alla fine lo vendo. E perché il padrone l'ha comprato? Beh, perché è il migliore. Ho sentito che hai talento da vendere, ma anche che sei un tipo ribelle. Noi siamo specializzati in ribelli. La vita qui può essere piacevole o davvero spiacevole. Dipende solo da te. Questo è quello che ho pagato al tuo vecchio padrone per te. Ecco il debito che devi rimborsare. Giusto? Bene. Lui è Tarek, il mio vice. Devi obbedire a lui come obbediresti a me. Va bene? Tu sei proprietà del padrone e sei anche il mio servo personale. Dovrai darmi metà della tua porzione di riso ogni giorno. Dovrai prepararmi la branda ogni sera. Dovrai leccarmi il culo se ti dirò di farlo. Devi dirmi, sì, te lo leccherò. Di sì, di che me lo leccherai. Di che me lo leccherai. Avanti, di che me lo leccherai. Di sì, di che lo leccherai. Tarek, fermo, così lo ammazzi. Chiudi la bocca, non mi succede niente se lo ammazzo. Crepa. Ve l'avevo detto io che è speciale. Mio, è da tanto che non ci vediamo. Ciao, Sharif. Sono felice di rivederti. Quando sei scappato, il grande porco ci ha detto che eri morto. Ha detto che eri stato sbranato e fatto a pezzi dai cani selvatici. Che ti è successo? Sono andato al matrimonio di mia sorella. È stato bellissimo. C'erano tante cose da mangiare. Tantissimi colori. Allora hai visto tua madre? Ho avuto solo il tempo di salutarla. Ha pianto tanto. Ma essere a casa è stato bello, anche se per una notte. Vorrei tanto essere coraggioso come te. Iqbal, pensi che i miei genitori si sono dimenticati di me? Non sono mai scappato per andare a trovarti. No, ne sono sicuro. I genitori non dimenticano i loro figli. Non sei pagato per sognare, hai capito? Guarda, guarda che cosa hai fatto. Guarda che cosa hai fatto! È rovinato. Non so più quante volte te l'ho detto. Tarek, se lui sbaglia, la responsabilità è tua. Fa solo un altro sbaglio e ti metto nel buco, chiaro? No, padrone, per favore, non farò più nessuno sbaglio, lo prometto. Rimettiti al lavoro. Forza!
Balazira. Ti ricordi che ti ho parlato di lui? Sì, me lo ricordo. Ciao. Ciao. Ti stavo guardando. Le tue mani si muovono come ragni. Io non sono veloce come te. Ayub! Ayub, non mi riconosci? Iqbal, della fabbrica di Imran. Lasciami in pace. Lascialo perdere. Gli si è bollito il cervello dentro al buco. Ma cos'è questo buco di cui parlate sempre? Lo scoprirai molto presto, se non ti rimetti a lavorare. Quando si fu arrampicato in cima alla montagna, Ultar vide uno smeraldo, grosso come il suo pugno. Lo sciamano l'aveva avvertito di non toccarlo, ma Ultar non riuscì a resistere. Così, molto lentamente, allungò la mano, l'avvicinò, sempre di più, fino a quando strinse le sue dita su quella pietra preziosa. Ma, all'improvviso, una spada fiammeggiante comparve nella notte e Zacchete gli mozzò la mano. Quando vide la sua mano rotolare giù dalla montagna, fu davvero troppo per Ultar. E così morì e diventò un fantasma. E ogni notte viene giù dalla montagna a cercare la sua mano insanguinata. Quale montagna? Quella che sta là dietro? Sì, proprio quella. Io non ti credo per niente, ti sei inventato tutto. Tu il fantasma l'hai visto? No, è proibito guardarlo. Però ho sentito il rumore che fa il suo uncino d'acciaio. Quale uncino d'acciaio? Quello attaccato al suo moncone. Lo usa per ammazzare chiunque osa guardarlo. Shh, ascoltate. È qui. Eccolo! Allora, ragazzo, sto aspettando. O succede qualcosa o per te saranno guai grossi. Avanti, fatela uscire. Sto ancora aspettando. Vieni qua. Proprio come pensavo. Va bene. Adesso proverai il buco. Dentro. Complimenti. E quando uscirai da lì, io ti darò il resto. Almeno domani non devo lavorare. Così posso dormire tutto il giorno. Io non ci spererei.
come va lo stomaco, ragazzo? Meglio? La mia sauna svedese è la soluzione perfetta per un sacco di problemi. Vuoi un po' di tè freddo? Tarek? Sì, padrone. Noi usciamo per un po'. Chiudi tutte le porte e le finestre. E non aprire a nessuno tranne che a me, capito? Sì, padrone. Ci sono quei maledetti sindacalisti qua in giro. È tardi. Sai come diventa impaziente mio padre. Sì, andiamo. E nessuno deve avvicinarsi al ragazzo nuovo mentre io non ci sono. Chiaro? Ehi, sveglia! Metti la bocca sotto al buco. Mettiti sotto al buco, ti faccio bere. Non riesco a muovermi. Se vuoi un po' d'acqua, ti devi muovere. Svegliati, devi bere. Ecco, ecco. Basta, Pelos. No, ancora. Ancora. No, ti farebbe stare male. Mangia questo. Da quanto sto qua dentro? 2 giorni. Credo che stasera ti farà uscire. Tarek. Vuoi ancora picchiarmi quando uscirò da qui dentro? Certo, adesso mangia e sta zitto. Ciao. Dormendo. Bevi questo, è latte di capra. Dove l'hai presa? L'ho rubato dalla cucina. È buono. Ti rimetterò in forze. Grazie. Per che cosa? Io non ho fatto niente. Sei coraggioso come dice Sharif, ma quello non dovevi farlo. Perché no? Perché non lo dovevi fare, Iqbal. Io non ne valgo la pena. Io dico di sì, invece. Non è vero. Azira, non saranno sempre così le cose. Cambieranno. Un giorno. E come? Chi ci potrà mai aiutare? Ehi, lavora, lavora! Più veloce. Sai essere un bravo ragazzo quando vuoi, eh? Molto bello. Davvero molto bello. Ho deciso di darti un premio. Thank you.
Studia la prossima corsa. Vado a prendermi da bere. E tu, prova a scappare e ti ficco nel buco per una settimana. Chiaro? Tu sai leggere? E dove hai imparato? Prima che i miei genitori morissero, mi hanno insegnato a leggere e scrivere. Potresti insegnarmi? Vuoi leggere l'elenco delle corse? Non mi importa che cosa. Voglio solo imparare a leggere. Come mai tu sai tutte queste cose sulle corse degli elefanti? Io prima facevo il fantino. E passavo tutto il mio tempo qui. Fino a quando mi sono rotto la gamba. Per lo più, sai, chi monta gli elefanti sono i bambini piccoli. Ma ne muoiono tantissimi negli incidenti. Quale numero? Il numero 7. Il lavoro minorile è proibito dalle leggi di questo paese. È contro la Costituzione. Usare bambini come schiavi è un crimine. È un'azione contro la legge. I bambini hanno il diritto di vivere liberamente la loro infanzia e la loro vita. Non potete trattarli come schiavi. Ehi, ma che razza di patriota sei? Se non ti piace...